Benvenuti all'Almanacco di Pavia 1 TV, giovedì 21 ottobre 2021, 294esimo giorno dell'anno, 43esima settimana, la fine del 2021, mancano 71 giorni. A Roma sole sorge alle 6.30, tramonta alle 17.19, ora solare. A Milano sole sorge alle 6.49, tramonta alle 17.26, ora solare. La luna tramonta alle 7.05 per levarsi alle 17.56. Oggi festeggiamo Sant'Orso, le compagne martiri protettrici di ragazze e scolare, San Bertoldo di Parma e Sant'Agatone d'Egitto eremita. Orso la deriva da Ursus, nome latino indicante orso, come personale ebbe larga diffusione sin dall'epoca romana. Il proverbio del giorno, gallina che non becca, ha già beccato. L'aforisma del giorno, smettere di fumare è la cosa più facile che esista, lo so perché l'ho fatto un migliaio di volte, Mark Twain. Accade oggi 1879, Edison testa la lampadina ad alta resistenza. Siamo a un anno dall'invenzione del chimico inglese Joseph Wilson Swan, il primo a brevettare la lampada a incandescenza, e Thomas Alva Edison riuscì a testare positivamente una lampadina a filamento sottile di carbonio ad alta resistenza e di maggiore durata rispetto a quella di Swan. Se nato oggi, non c'è dubbio che i nati il 21 ottobre siano molto diversi dagli altri, tanto nella personalità quanto nelle opinioni. Se nelle occasioni sociali o professionali si mostrano in genere affascinanti e attraenti, quando entrano in gioco i loro affari personali assumono spesso un atteggiamento provocatorio e persino enigmatico. In effetti i loro rapporti con gli altri sono molto complicati e certo carattere critico e talvolta contestatore non contribuiscono a renderli più semplici. I compleanni famosi, 1947, Riccardo Fogli, toscano di Pontedera, come cantante è stato tra i grandi protagonisti della scena musicale italiana nel ventennio 70-80, prima con i Pooh e poi come solista. 1846, Edmondo De Amicis, ovvero il narratore per eccellenza dell'Italia risorgimentale che noi ricordiamo per il libro Cuore. Scomparsi oggi, 1969, Jack Kerouac, mito evergreen della cultura giovanile, è stato il padre della Beat Generation, che fu una rivoluzione culturale, oltre che linguistica e letteraria. Se avete altre notizie e curiosità, inviatele come sempre a info@pavia1tv.it oppure via WhatsApp al 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a domani con un nuovo almanacco.